Esercizio numero 4. Questo sistema di due mattoni legati accelera con 2 metri al secondo quadrato. Calcoli il rapporto m grande su m piccolo tra le masse dei mattoni trascurando l'attrito. L'analisi di tutte le forze vede mg, che agisce la forza di gravità sul pesetto, le due tensioni all'estremità della corda, la forza d'attrito sul mattone grande non c'è e poi ci sono come al solito le altre due forze, peso e forza vincolare, che si annullano. Verso positivo convenzionale, verso sinistra e verso il basso, seguendo il moto naturale del sistema. Seconda legge di Newton per il mattoncino piccolo, questa è la forza totale, come al solito, mg verso il basso positiva meno t verso l'alto negativa, uguale ma. E invece la seconda legge di Newton per il mattone grande, la forza totale è t positiva verso sinistra meno l'attrito che non c'è, che sarebbe rivolto verso destra se ci fosse, uguale ma. Naturalmente stessa accelerazione per i due perché sono legati da una corda inestensibile e non da un elastico. Metodo della riduzione e troviamo come al solito l'equazione di Newton per il sistema intero come se fosse chiuso in un sacchetto nero. Perdiamo informazioni sulle sue parti e sulle forze interne, infatti le tensioni si sono semplificate. Rimangono solo le forze esterne al sistema, lo sappiamo, l'unica forza esterna, visto che non c'è l'attrito, è mg. Dobbiamo calcolare il rapporto tra le masse, quindi ricaviamo la somma delle masse e la dividiamo per la massa piccola. Portando questa massa piccola qua sotto rimane g su a. Poi semplifichiamo qua, m su m più 1, cioè distribuiamo la somma rispetto alla divisione e abbiamo la nostra incognita, m grande su m piccolo, che è g su a più meno 1. Il rapporto tra queste due accelerazioni è 9,8 diviso 2, in quanto l'accelerazione a è 2 metri al secondo quadrato, meno 1, 3,9.